Salve a tutti, qui il vostro Ion e vi do il benvenuto e bentornato al mio canale. Oggi vi propongo finalmente la mia versione di build del mistificatore Ramo Assassino. Vi avverto fin da subito che questa build è una versione avanzata e richiede molti leggendari e mos di livello 3. Cominciamo con le abilità. Io uso proiettili distorti, tempo rubato e predazione. Come albero di classe uso questo. Non avendo abilità di tipo inganno ho molti punti liberi da spendere in buff di stato che aumentano le mie statistiche e di sicuro potenziano il mio personaggio. Adesso parliamo dell'equipaggiamento che io adopero e con le varie mods che uso e il perché di questi mods. Come arma principale abbiamo la Death Shield. Qui c'è poco da dire, la Death Shield è una delle armi in meta attualmente per via della sua mod di livello 3 fortezza che vi fa ottenere il 43% di danni bonus in proporzione alla vostra corazza, cioè armatura. Ma fate conto che il massimo di armatura che conta ha un cap di 50.000. Sottolineo il fatto dei 43% bonus di danni. Questo significa che il potenziamento è generale e aumenta i danni di qualsiasi tipo, che siano danni armi, danni anomalia e danni di stato. Ogni danno che farete sarà potenziato, ecco il perché della Deci nella lista delle armi meta attuali. La seconda mod invece è Oscuro Sacrificio, una mod che ha ottenuto nell'ultimo patch una correzione nel funzionamento e che lo ha alzato nelle mod meta attuali. Questa mod però è una lama a doppio taglio, se la mod Oscuro Sacrificio vi aumenta i danni d'arma del 75%, allo stesso tempo vi infligge un debuff che vi sottrae salute al secondo fino a quando non raggiungerete il 50% di vita. Quindi per adoperare questa mod avrete bisogno di un assorbimento e un ripristino vita molto alta e soprattutto una difesa che vi eviti di essere one shottato nei momenti critici in cui non avrete la vita al massimo. Parliamo adesso invece degli oggetti armatura. Come sempre le statistiche fondamentali sono sempre potenza di fuoco extra, riduzione dei tempi di recupero e danni a corto raggio. Partiamo dal casco. Io uso cappello di Tanner avendo le statistiche perfette per il mistificatore Ramo Assassino. Ho scelto di usarlo anche per la mod che mi aumenta la potenza di fuoco di 10.039 per ogni nemico a corto raggio e accumulabile fino a 5 volte e quindi con un massimo di 50.195, una delle più alte che una mod vi possa dare come potenziamento sulla potenza di fuoco. Il secondo mod è fondamentale e lo trovate nella maschera di Ugake Otara. Questa mod fa sì che non sarete vincolati a nessuna arma o effetto di stato, come la Bulwark con l'emorragia e la mod Caricatore Vampiro, per poter recuperare il caricatore e non esaurire le munizioni, costringendovi a ricaricare l'arma e di conseguenza a perdere il potenziamento dei proiettili distorti, la vostra fonte di danno. Nella corazza superiore uso i seguenti mods, la mod livello 1 protezione spazio-temporale che mi aumenta la corazza di 146.275 di corazza e soprattutto un bonus resistenza del 30% con l'abilità attiva del tempo rubato, fondamentale in questa patch attuale dopo che i nemici delle spedizioni superiori hanno subito un aumento di danno. Con questa mod sarete più resistenti sia ai danni fisici che quelli di tipo anomalia e effetti di stato. La seconda mod invece si tratta di Sconto Munizioni, che con i proiettili distorti attivi ad ogni uccisione ripristinerete il 20% del caricatore facilitandovi il mantenimento delle munizioni e un maggior tempo di fuoco quando sarete contro ordi di nemici, senza dovervi teletrasportare con predazione per ricaricare le munizioni e di conseguenza perdere dei secondi in cui potreste fare danno. Questa mod lo trovate nella leggendaria della corazza inferiore del set Chrono Suite. Sulla corazza inferiore troviamo la mod livello 3 Occhio d'Aquila che trovate nel casco leggendario di nome Berretto di Sergio. Questa mod aumenta il potere di fuoco di 16.089, accumulabile fino a 3 volte e di conseguenza di 48.267 e permane per 20 secondi, un lasso di tempo veramente alto e che vi permette di mantenere questo buff per tutta la durata degli scontri.
La seconda mod invece è assorbimento di danni, che aumenta la corazza di 52.659 e la resistenza del 10% in modo permanente. Questa mod, insieme alla mod livello 1 protezione spazio-temporale, sono le uniche due mod difensive che troverete in questa build, e di conseguenza il resto sarà focalizzato su mod offensive che vi aumentano il danno. Ma non vi preoccupate, che dopo vi mostro che bastano questi due mod per sopravvivere anche nelle spedizioni di livello 15. Come guanti utilizzo guanti palla di cannone. Questi guanti leggendari non sono indispensabili, ma è indispensabile solamente la sua mod, cacciatore di capitani, che aumenta i danni ai nemici elite del 25%. Non avendo altri guanti con statistiche perfette, attualmente utilizzo queste, ma in futuro saranno cambiate. Basta avere nei guanti una mod livello 2 come spazio temporale e colpo in canna, oppure la mod livello 1 dei proiettili distorti svolta totale, tutti i mods che aumentano il vostro danno. Quindi vi assicuro che una volta che avrò i guanti con statistiche perfette, potenza fuoco extra, danni a corto raggio e riduzione tempi di recupero, questa build farà un ulteriore passo in avanti. Nelle calzature ho i mod sete di sangue e accumulo critico, due mod principali che vi aumentano la potenza di fuoco quando si uccidono o si mettono a segno dei colpi critici. Adesso vi illustro le meccaniche di questa build. Come avete visto, quasi tutte le mod applicate sono di tipo offensivo e vi permettono di arrivare danni esagerati con la Death Shield. Se avete un tecnomante e un piromante in squadra che vi potenziano i danni, riuscirete senza problemi a superare i 2 milioni di danno a colpo, numeri veramente alti. Come detto prima, le uniche due mod difensive sono protezione spazio-temporale, attivabile con l'abilità tempo rubato, e assorbimento danni. Dopo l'ultima patch, la mod misure d'emergenza è stato aggiustato e il suo funzionamento, che vi fa ottenere il 65% di riduzione danno, è stato ridotto al 35% e il tempo di ripristino è stato corretto a 10 secondi. Invece prima la mod era buggata e la sua attivazione non aveva tempi di recupero. Nerfato questa mod e aumentato i danni dei nemici, le vecchie build hanno dovuto avere delle modifiche, tra cui l'eliminazione della mod misura d'emergenza perché ormai fuori meta. Ed è qui che entra in gioco per noi mistificatori tempo rubato e la mod protezione spazio temporale. Grazie alla mod assorbimento danni avrete fissa 106.000 di armatura e 10% di resistenza, ma grazie a tempo rubato e la mod protezione spazio temporale la vostra armatura salirà di 252.000, e quindi con una riduzione danni pari a 83,1% e la resistenza del 40% fino a quando l'abilità tempo rubato è attiva. Vi ricordo che l'abilità permane per 56 secondi prima di andare in cooldown, oppure dopo la riattivazione dell'abilità che vi fa tornare dal punto in cui avete lanciato l'abilità. Una cosa fondamentale che dovete sapere, avendo in tutti i pezzi delle armature riduzione dei tempi di recupero, maxate con i frammenti, questa build ha una diminuzione tempi di recupero di ben 37,5%, e di conseguenza tempo rubato sarà in fase di recupero solamente per circa 6 secondi, e quindi avrete il vostro mistificatore corazzato per quasi tutto il tempo. Questa build sfrutta al meglio le due migliori mods difensive che offre attualmente il gioco per il mistificatore e vi dà l'opportunità di essere più liberi a inserire mod offensivi rimanendo comunque ben resistenti a qualsiasi danno. Oscuro Sacrificio è la mod offensiva sicuramente una delle più forti attualmente, rendendovi una macchina da guerra e un DPS veramente potente. E questo ragazzi è tutto, adesso vi lascio al resto della spedizione come esempio. Spero che questa build vi sia di interesse e che abbiate l'opportunità di provarlo, perché attualmente è veramente utile sia in solo che in team. Se questa guida alla mia build vi è piaciuta, non dimenticatevi di lasciare un bel like di supporto e di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto, e di attivare la campanellina per rimanere aggiornati anche alle prossime guide che farò. Vi ricordo che nel mio canale troverete la playlist di tutte le guide fatte da me su Outriders, che sicuramente saranno di vostro interesse. Vi aspetto nel mio canale Twitch da lunedì a venerdì. Se volete entrare a conoscere gente con cui giocare ad Outriders, vi invito a visitare il mio server Discord. Entrambi le link qui sotto in descrizione, insieme ai miei social Facebook e Instagram.
Se volete supportare il mio canale anche in modo finanziario, qui sotto trovate anche il mio link PayPal. Grazie in anticipo, vi lascio al resto del video, alla prossima dal vostro Ion. Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows, how it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Run, roll, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly, everyone's invaded. Privacy is naked, man, I really hate it. God, I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real time. Talk about the real climb, passionate in real rhyme. Steal time back from my 9 to 5, taking back my fucking life. I just wanna feel alive. And I'm the one to get it, bro. I swear to God, I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it back from these haters. Playing tracks for the traitors. Got the passion in depth when it happens. Factions take actions. Drafting their captains. It's happening. I'm raising my status. Facing the madness. I'm out gaining traction. Avoid the distractions. I'm snapping. No captions. Attracting reactions. Adapting. Attacking. Commanding the masses. I'm practicing habits. I don't fucking ask, bitch. I just fucking grab it. I am never static. Massively active. Expanding. Bachelor. I will go capture it and I'ma stay after it. I'm gon' fucking master it. Put them on blast it, they will never last it. Don't be so dramatic, not my demographic. This shit is democratic, they won't affect, yeah, bitch.